I top 10 e-commerce costruiti con Shopify nel 2020. Io sono Mirko Delfino, CEO e founder di Build Your Brand, un'azienda che si occupa di formazione da anni nel mondo del dropshipping, degli e-commerce, di Shopify, WooCommerce, siti web, online marketing. E nel video di oggi andremo ad analizzare assieme questa speciale classifica stilata da Shopify, dove vedremo appunto questi 10 e-commerce e cercheremo di capire tutte le tecniche che sono state utilizzate all'interno di questi e-commerce e nello stesso tempo cercheremo di sfruttare questi e-commerce per costruire anche noi degli e-commerce di successo. Quindi è arrivato il momento di addentrarci all'interno del mio PC per analizzare questi 10 e-commerce, ma prima di iniziare, vai con la sigla! Ok ragazzi, eccoci qui all'interno del mio PC, siamo già col 10° classificato. Quello che cercherò di fare innanzitutto è tradurre le pagine ove possibile in italiano per far sì che tutti voi possiate comprendere naturalmente l'oggetto di ogni sito web, dove non è possibile comunque andremo ad analizzarlo assieme all'interno di questo video, quindi vi spiegherò un po' più nel dettaglio io. Questa in realtà è una classifica dei top 50 e-commerce stilata da Shopify, ma noi vedremo anche per una questione di tempi solo i top 10, ok? Vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche se ancora non l'avete fatto, perché nei prossimi giorni pubblicherò tanti altri video relativi al mondo dell'online marketing, del dropshipping, Shopify, e-commerce, eccetera, eccetera. Quindi fatelo adesso, andate e iscrivetevi. Allora, iniziamo subito forte. Allora, al 10° posto c'è appunto questo sito web che noi possiamo subito analizzare attraverso uno strumento che è questo in sovraimpressione, ok? Quindi Built With, che ci dà la possibilità di scoprire come è costruito un sito web e cosa c'è al suo interno. Quindi ci basterà qui inserire il link, possiamo fare copia e incolla, cliccare sul lookup, ok? Una volta fatto questo, ecco che noi abbiamo all'interno di questa pagina diverse informazioni. Per esempio, vediamo che utilizza Google Analytics, il site tag, ok, Mailchimp, ok, font Amazon, Shopify naturalmente, che cosa sta utilizzando su Shopify, altre infrastrutture. Quindi ci fa capire a livello tecnico che cosa ha all'interno un portale. Adesso sono cose che non vedremo su ogni singolo sito web, se no diventa abbastanza complicato, però poi sono cose che potete analizzare senza problemi direttamente voi. Vedete, qui abbiamo tutte le informazioni e ci possiamo muovere naturalmente all'interno delle varie pagine, ok? Quindi qui ci dà altri dettagli, qui altri dettagli ancora, poi potete naturalmente fare l'upgrade al piano avanzato oppure direttamente creare un free account, eccetera eccetera. Un altro strumento che vi consiglio di installare invece è questo qui, che si chiama Ispettore Shopify, ispezione negozi Shopify. Praticamente è un'estensione di Chrome che in automatico ci dà determinate informazioni molto interessanti relative appunto a Shopify, quindi agli store di Shopify. E infatti guardate qui, io ce l'ho qui in alto, vedete, clicco su e quello che succede è che praticamente mi dà subito alcune informazioni sul sito web. Adesso sta caricando, ci mette alcune volte un po', quando per esempio non riesce a caricare ci basterà cliccare ed ecco che ci dà subito le prime informazioni. Innanzitutto ci fa sapere il link di Shopify, del My Shopify, che tema viene utilizzato, quindi vedete tutto quanto qui, ok, e poi quali sono le applicazioni, ok? Quindi in questo caso troviamo queste. Molto spesso non riesce ad andare ad identificare tutte le applicazioni, ma l'importante per noi all'interno di questo video è capire essenzialmente anche quali sono gli e-commerce che stanno andando alla grande, ok? Allora, innanzitutto una cosa che noteremo è che tutti gli e-commerce hanno il certificato di sicurezza, sito sicuro, che con Shopify sappiamo che comunque è abbastanza semplice da averlo, ma mi rivolgo a chi non costruisce e-commerce con Shopify, ecco, una cosa fondamentale è proprio questo. Diciamo che questo e-commerce qui tratta un po' prodotti ricercati, sicuramente per prodotti per casalinghi, quindi per casa, quindi vediamo qui ci sono delle offerte col 70%, in questo caso ci sono vasi, ok, di vetro, botanici, vasi floreali, eccetera eccetera. Quindi come possiamo vedere è tutto ciò che riguarda magari l'arredamento interno. Andiamo a vedere per esempio la mobilia. Ed ecco, questa è una prima cosa secondo me abbastanza fastidiosa, il fatto che per poter andare a vedere i prodotti li devi registrare. In più io noto subito qui che hanno Google Plus, non esiste più Google Plus, quindi io adesso non so Shopify su che base faccia queste classifiche, sicuramente forse anche sulla bellezza del sito web e sul fatturato, non lo so, però comunque già vedo alcuni errori che non mi sono piaciuti, perché io per esempio voglio prima vedere il prodotto e poi registrarmi. Tra l'altro non credo che sia abbastanza legale poter obbligare una persona a registrarsi per poter vedere un prodotto, addirittura non ti puoi registrare
obbligatoriamente quando vai a comprare un prodotto. Ti devono dare la possibilità di poter comprare un prodotto senza registrarti. Ok, non vorrei sbagliare, ma mi sa che è così. Ok, quindi ritorniamo comunque all'interno dell'home page del sito. Quindi, come potete vedere, abbiamo mobilia, abbiamo vari accessori. Artwork che sicuramente non mi fa vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Qui abbiamo diversi sconti. Vediamo qui il catalogo se ce lo fa vedere. Anche qui non ce la fa vedere. Diciamo che questo primo e-commerce è abbastanza particolare. Ha delle cose che comunque sicuramente, ecco, non ce le fa vedere, non vanno bene. Quindi io da questo punto di vista su alcune cose lo andrei totalmente a bocciare. E come potete vedere comunque esce subito in sovraimpressione il fatto che ci sono delle scontistiche. Diciamo che in linea di massima questo e-commerce ci fa capire che comunque questi prodotti qui molto ricercati possono funzionare, perché se tu vai a creare un brand, perché qua parliamo tutti di brand, sono e-commerce che comunque hanno un brand costruito attorno, sicuramente vendi anche per un discorso che sanno le persone che quei prodotti li trovano solo all'interno del tuo brand. La posizione numero 9, troviamo questo sito web, questo e-commerce relativo al mondo del caffè. Quindi vende caffè, vende tè. Come potete vedere subito in sovraimpressione possiamo notare che dà la possibilità di avere la spedizione gratuita con ordini superiori ai 50 dollari. Il fatto di dare la spedizione gratuita con tot ordini è una cosa che comunque funziona nel mondo degli e-commerce, soprattutto naturalmente uno deve analizzare il proprio business. Andiamo a vedere un attimino al volo che tipologie di applicazioni e che tipologie di tema utilizza. Ecco che troviamo qui tutto in sovraimpressione. Dobbiamo capire una cosa molto importante, che i temi, la maggior parte di questi siti web o di chi va a creare naturalmente un brand, poi sono customizzati, cioè modificati anche dal punto di vista del codice, quindi non sono mai a 360 gradi quelli che troviamo normalmente all'interno di Shopify. Quindi, come possiamo vedere, qui vende caffè. In automatico mi ha portato in questa parte qui, quindi dopo tot magari secondi ti porta direttamente all'interno del prodotto. Come possiamo vedere, questo caffè dell'Honduras, che costa 41,50 dollari. Utilizza naturalmente classica tecnica di copywriting, quindi va a raccontare anche la storia del caffè, il metodo di fermentazione, cosa sono i piccoli lotti, quindi una piccola storia. Qui troviamo naturalmente la possibilità anche di avere degli abbonamenti, questa è una cosa molto interessante, quindi significa che io prendo il caffè e ogni tot questo caffè mi arriva a casa. È una cosa che funziona tantissimo. Noi, per esempio, per quanto riguarda i servizi digitali, abbiamo alcuni prodotti in abbonamento ed è una cosa che comunque funziona, perché molte persone attivano l'abbonamento e poi stanno lì ad usufruire dell'abbonamento, al di là del fatto magari se hanno voglia di continuare o no. Quindi certi magari dicono: vabbè, continuo a pagare perché mi secco, non ho voglia di andare a disattivare questo abbonamento. Quindi comunque è un business che funziona, naturalmente devi farlo nella maniera corretta. Come possiamo vedere ci sono anche dei tè, ok? Quindi diciamo da questo punto di vista lavora in un mercato, in un settore molto interessante, perché il caffè è una delle bevande più vendute al mondo. Poi dal punto di vista grafico mi piace molto il sito web, diciamo che si presenta bene, è abbastanza chiaro, ok? Ha la possibilità di avere il multilingue, in questo caso inglese e francese. Qui abbiamo il nostro pannello per poterci collegare, possiamo vedere anche le location, possiamo imparare a fare diverse cose, quindi molto interessante. Questo qui sinceramente mi piace più rispetto al precedente e-commerce. Posizione numero 8, The Candy Factory. Considerate, io questi portali li sto vedendo la prima volta insieme a voi, proprio perché voglio cercare anche di capire se sono abbastanza chiari per me per comprendere che cosa vendono. Io qua immagino per esempio che vendono intimo. Diciamo che il portale è abbastanza elementare dal punto di vista della grafica, nel senso che tutta questa home page. Analizziamo assieme un attimino che tipologia di tema utilizza, come sempre custom. Questa è l'unica applicazione che vediamo in sovraimpressione. È un e-commerce di Toronto dal 2001, quindi diciamo comunque anche un'azienda storica. Vediamo, magari iniziamo dalle donne, vediamo che cosa vendono. Ok, infatti intimo un po' particolare, quindi diciamo che anche in questo caso magari è intimo ricercato per gli appassionati anche magari di questo brand. Men, come potete vedere, è abbastanza particolare. Abbiamo anche i leggings, per dirne una, ok? E questa è una cosa, i leggings che per esempio vanno tantissimo negli e-commerce, ok? Vediamo altro, quindi qui abbiamo naturalmente dei vestiti tipo delle magliette, delle t-shirt, ok? Qui magari c'è la loro storia, quindi chi è che ha creato tutto. Non traduco in italiano perché è abbastanza chiaro comunque il tutto. Hanno anche un blog. Ecco, una cosa fondamentale secondo me nei siti web avere il blog è non avere un blog non aggiornato, cioè
2016 no, perché aggiornare un blog è importante per un brand, perché se sei un brand di successo non hai problemi ad avere dei copywriter che scrivono per te, ci puoi investire. Se invece sei all'inizio, fallo, perché comunque devi comunque fare social proof, riprova sociale, far vedere che comunque non sei un e-commerce creato tanto per, ok? Dà anche un certo senso di trust, di fiducia da parte dell'utente e poi ti puoi anche posizionare su Google, quindi sicuramente è una cosa da considerare. Cosa fondamentalissima è anche andare a inserire magari le taglie, ok? Io consiglio, abbiamo in passato creato degli e-commerce per quanto riguarda l'abbigliamento, anche le guide e le taglie. Questa è una cosa fondamentale perché in questa maniera dai una guida a una persona, soprattutto se vendi a livello internazionale. Diciamo che è minimal, ok, ma sicuramente da questo punto di vista per loro avrà senso questo e-commerce come è stato costruito. Io per adesso però preferisco ancora quello del caffè, tra i tre preferisco sicuramente il precedente e-commerce che abbiamo analizzato. Alla posizione numero 7 troviamo brilliant.co, che immagino vendano biciclette. Voglio immaginare che sia questo. Allora, analizziamo subito al volo che tipologie di tema, plugin, eccetera, quindi applicazioni sta utilizzando. Il tema è production, custom theme, ok. MailChimp per quanto riguarda le mail marketing. Per quanto riguarda le mail marketing, ora naturalmente ci sono diversi sistemi, però sicuramente quello che io vi consiglio per quella che è stata la mia esperienza è GetResponse. C'è anche ActiveCampaign che è ottimo, quindi diciamo che questi due potrei consigliarvi. Quindi se mi chiedete dei servizi di email marketing, sicuramente vi consiglio GetResponse anche per tutto quello che naturalmente potete imparare attraverso i miei canali, i canali dei miei soci, i canali di tutta la community di Build Your Brand, quindi tutto quello che noi generalmente facciamo lo facciamo con GetResponse. Queste quindi sono alcune applicazioni che utilizzano, tra cui questa per quanto riguarda gli upsell, ok, quindi li lascio come sempre un po' in sovraimpressione. Traduciamo in italiano così comunque vi semplifico un po' la vita. Riproviamo, vediamo se ci fa tradurre il sito in italiano, ecco qui. Qua possiamo andare a vedere i modelli più recenti, quindi vediamo un attimino al volo, facciamoci un giro. Ecco, questi sono i prezzi, $650, $400, $400. Voglio vedere come ci vendono questa bicicletta qui. Devo dire che comunque a me questo sito piace molto, già mi piacciono i colori, mi piace lo stile, mi piace il fatto che sia abbastanza chiaro, qua ci sono le dimensioni, il colore, la descrizione, il fatto comunque come potete vedere quello che vi ho detto precedentemente, vedete le guide sono fondamentali perché io che comunque voglio comprare una bicicletta, può essere che non sono esperto di biciclette, quindi voglio capire quale bicicletta devo comprare, me lo devi consigliare direttamente tu, ok? Quindi ritorniamo un attimino in home page, vediamo altro. Ritraduciamo sempre in italiano così posso semplificare la vita a chi non comprende e mastica la lingua inglese. Qui che cosa ritroviamo? Troviamo alcune informazioni per poter ridurre, aumentare il testo, eccetera. Quindi diciamo questo per migliorare l'esperienza dell'utente, altra cosa molto interessante. Addirittura c'è un rimborso di 30 giorni e questa è una cosa pazzesca per una bicicletta, incredibile. Consegna rapida in 1-5 giorni, la consegna rapida è una cosa fondamentale per un e-commerce di successo e ci dice da quanto partono. Comunque consideriamo che in America sicuramente questo è un buon prezzo, credo, perché diciamo che già il mercato in America rispetto in generale agli altri mercati è un mercato che può anche essere più costoso per certi versi su alcune cose e quindi diciamo che probabilmente io non sono esperto di biciclette, sicuramente se hanno inserito queste perché probabilmente c'è il prezzo che è uno dei loro punti forti, quindi magari il fatto che comunque si può avere una bicicletta di un certo livello a $400. Qui troviamo come sempre tutte le informazioni, c'è la possibilità addirittura di avere il finanziamento, quindi un'altra cosa molto importante e interessante, le opzioni di delivery, ok, e poi ci sono gli accessori, questi sono fondamentali perché nel momento in cui tu hai un e-commerce devi sempre ricordarti che una persona magari compra la bicicletta, però insieme alla bicicletta di cosa ha bisogno? Ha bisogno del casco, ha bisogno delle protezioni, ha bisogno di mettere in sicurezza la bicicletta, vedete? Questi sono i prezzi, quindi sicuramente poi attraverso anche il plugin stesso di upsell che abbiamo visto precedentemente andranno a fare o dei cross-sell oppure andranno a upsellare magari vendendo un modello un po' più costoso, andando magari a fare anche dei downsell se l'upsell non va a buon fine, eccetera eccetera. Quindi diciamo che da questo punto di vista ci sono anche le gift card, è veramente fatto bene, quindi direi che comunque lo metto alla pari magari dell'e-commerce del caffè, forse anche un gradino più in alto, ok? Anche se entrambi mi piacciono, però diciamo che ci fidiamo di Shopify, se l'ha messo in settima posizione sicuramente un motivo c'è.
Alla sesta posizione abbiamo The Modern Shop, che è abbastanza chiaro, si tratta di arredamento interno, si tratta di arredamento moderno. Allora, il sito, diciamo che subito, come appare qui in sovrimpressione, mi piace molto, ok? È abbastanza chiaro, mi dà l'impressione di IKEA, ok? Qui manca qualcosina, quindi sicuramente c'è qualcosa da migliorare, quindi io sono poi un po' precisino, vado a vedere un po' tutti gli errori, ma se lo mettiamo in sesta posizione queste cose non possono accadere. Poi bisogna vedere naturalmente un po' nel dettaglio. Dà la possibilità, come sempre, di avere la spedizione gratuita per un tot numero, di tot euro di spesa fatto, quindi per ogni ordine, se tu spendi oltre $99, praticamente la spedizione è gratuita. Se andiamo a vedere per esempio alcuni prodotti che hanno nello shop, quindi analizziamoli assieme e poi vediamo quali sono le applicazioni, possiamo capire anche quali sono i prezzi. Però una cosa che abbiamo notato è che molti utilizzano questo fatto qui di andare a dare la spedizione gratuita dopo un ordine di tot euro, ok, o tot dollari, come nel caso di questi siti web. Noto che è abbastanza lento ad aprirsi il sito. C'è questa sedia qui, per esempio, da 62,40, quindi comunque i prezzi, diciamo che non sono altissimi, però c'è questo qui 1159, diciamo che alcuni sono abbastanza ricercati. Comunque, come potete vedere, sono tutti prodotti per casa, ok? Quindi arredamento interno o prodotti che possiamo utilizzare, come in questo caso, magari cucina. Vediamo come si vede il prodotto, magari vediamo questa sedia qui. Quindi vediamo al volo, ecco come si vede, qui abbiamo le varie foto che possiamo sicuramente ingrandire, dovrebbe apparire qui per poterci far vedere magari come si vede anche all'interno di un determinato ambiente. Qui possiamo vedere quale versione c'è, io avevo letto 60 ma qua mi dice $463, ok? Quindi non ho idea da questo punto di vista. Qui possiamo scegliere i colori. Allora, non vi ho fatto vedere il discorso dei carrelli, del checkout eccetera, più che altro perché se no ci voleva veramente mezz'ora per ogni e-commerce, ma in linea generale questo lo potete anche fare voi, capire se vi upsellano qualcosa durante il checkout, se vi upsellano qualcosa o fanno dei cross-sell o dei downsell successivamente, magari anche via email e così via. Come però vi ho detto precedentemente nel sito anche delle biciclette, è fondamentale aggiungere più prodotti e quindi non solo un prodotto, quando soprattutto creiamo un brand e vediamo che comunque quel prodotto vende, perché c'è una persona che magari cerca sempre qualcosa di più. Quindi non è che deve diventare un marketplace e devi avere 10.000 prodotti, però qualcosa di attinente che possa alzare il prezzo del carrello medio, è normale che devi farlo. Vediamo al volo che cosa utilizza per quanto riguarda temi e applicazioni. Anche qui in questo caso utilizzano MailChimp. Questo è il tema The Modern Shop 3.0, che è un custom theme, ok? E qui ci sono naturalmente tutte le applicazioni, quindi qui ve le lascio al volo in sovrimpressione, poi potete analizzare un po' tutto voi al volo. Diciamo che comunque il portale è abbastanza interessante, è abbastanza bello da vedere, ha qualcosina sicuramente che devono andare a sistemare, ok? Non ho capito bene il discorso del prezzo, proviamo a vedere questo, $70, e qui costa 74. Non capisco il motivo per cui qui mi dice $70, qua poi mi dice 74, forse cambiando lo stile. Ah, ecco, a partire da, quindi non avevo visto bene io, quindi dobbiamo scegliere lo stile e a seconda dello stile va a cambiare un po' il tutto. Bene, quindi è abbastanza chiaro adesso questo discorso qui, infatti from è a partire da. Vabbè, sto analizzando questi portali per la prima volta insieme a voi, quindi non tutto lo riesco a vedere velocemente, come possiamo vedere anche per bambini, brand, accessori, qui c'è tutto lo shop, qua c'è la loro storia, la possibilità di contattarli, la pagina contatti è fondamentale perché comunque una persona deve potersi mettere in contatto con voi, quindi createla sempre, e qui possono fare il login, qui possono cercare il prodotto, super approvato, mi piace, ma è un bel portale. In quinta posizione abbiamo quadlockcase.eu. Da quello che vediamo subito in sovrimpressione, si tratta di un supporto per smartphone, come possiamo vedere per bike, quindi biciclette, moto, macchina per correre, che possiamo utilizzarlo in casa, ok? Qui compare come sempre il bannerone, io già l'ho accettato, sono andato subito al volo. Qui abbiamo naturalmente le aziende, quindi i partner, questa è un'altra cosa molto importante da inserire se li abbiamo, le recensioni che sono fondamentali perché fa molto riprova sociale, quindi al di là se sei un brand conosciuto o non conosciuto, se hai recensioni, se hai riprova sociale, inseriscili perché è fondamentale. Qui in basso nel footer fa vedere il totale delle recensioni, quindi questa è una cosa molto importante. I follow, quindi il seguito che si ha all'interno dei social, ok? Anche qui utilizza la spedizione gratuita per ordini superiori a $35. Qua un messaggio per quanto riguarda
naturalmente il periodo attuale. Qui abbiamo naturalmente il carrello, qui possiamo ottenere uno sconto del 10%. Dovrebbe addirittura apparire un pop-up che io ho chiuso prima, dove ci dà uno sconto del 10% in cambio della mail. Questa è una cosa da fare, cioè nel senso creare una newsletter al di là del pop-up dove noi gli diamo uno sconto in cambio di una mail è fondamentale, così comunque iniziamo a interloquire con persone interessate ai nostri prodotti, ok? E soprattutto se gli diamo lo sconto aumentiamo le chance che questo prodotto venga venduto. Andiamo nei dettagli a vedere per esempio Ride, vediamo che tipologia di prodotti ci sono. Ecco, come vedevamo precedentemente, sono comunque supporti. Come potete vedere, il costo parte da 39,95, quindi capiamoci bene che è molto in target il fatto di mettere la spedizione a 35 euro. Significa che la spedizione è sempre gratuita, a meno che tu non prendi naturalmente dei prodotti, quindi le montature, qualcosa che in questo caso è esterno al prodotto principale. Questo può servire per fare naturalmente degli upsell, dei cross sell, dei downsell, eccetera, eccetera. E quindi in questo caso devi comunque prendere più prodotti per avere la spedizione gratuita. Andiamo a vedere insieme un attimino al volo la scheda del prodotto. Come possiamo vedere, c'è anche un video fondamentale perché spiega come funziona. Qui anche viene spiegato il tutto come funziona. Qui in basso abbiamo la cart che funziona molto bene per smartphone, questo, ok? Quindi il fatto di andare a scegliere un prodotto e aggiungerlo al carrello, qui dobbiamo sceglierlo in questo modo. Immaginiamo iPhone 11, quindi scegliamo il modello e qui poi naturalmente possiamo procedere con l'acquisto. Qui abbiamo naturalmente un po' tutte le specifiche, ok? Qui metto ok, così andiamo avanti. Qui dobbiamo scegliere anche la montatura, quale preferiamo. Possiamo anche vedere, aggiungere una cover, quindi vediamo se aumenta o no. Allora, qui a 59, qui già ci sta upsellando, come potete vedere, e se voglio aggiungere anche questo, 100 euro. Spettacolare, questo e-commerce è il migliore che abbiamo visto fino ad ora, ok? La possibilità di condividere questo prodotto direttamente nei social è un'altra cosa che può comunque servire. Il fatto che ci siano così tante recensioni comunque non fa altro che dire: cavolo, io questo prodotto lo compro, perché se 4.262 persone sono interessate a questo prodotto, cioè hanno comprato questo prodotto e sono soddisfatte perché ci sono 4 stelle e mezzo, lo prendo, ok? Analizziamo al volo che tipologia di plugin vengono utilizzati. Anche qui bold upsell, ok, Live Master come tema, poi c'è un'altra applicazione, per il resto non c'è nient'altro, però veramente fatto bene, quindi sicuramente questo è il migliore che abbiamo visto fino ad ora, tra tutti, ripeto, quelli visti fino ad ora, adesso vediamo i successivi, è il top. In posizione numero 4, alla posizione numero 4, proprio fuori dal podio, abbiamo deluxe.com, che già dal nome mi lascia un po' capire che magari è abbastanza costoso, e lo comprendo anche forse dal fatto che c'è la spedizione gratuita. Infatti abbiamo in Australia 200 dollari, internazionale 300 dollari. Secondo me è un portale che avrà dei capi d'abbigliamento, quindi per donna, perché qua parliamo abbigliamento per donna, abbastanza costosetti. Vediamolo assieme, non lo so perché li sto vedendo insieme a voi per la prima volta. Analizziamo un attimino il portale, vediamo che come tema ha District e questi sono le applicazioni che utilizza. 4 non sono state identificate, quindi le lascio un attimino al volo in sovraimpressione, tra cui anche questa per quanto riguarda la recensione dei prodotti, che come vi ho detto è una cosa importante. Considerate che tutti questi portali io li sto guardando da PC, quindi non so l'esperienza mobile come sarà, però è un 24 pollici e quindi vedere le immagini in questo modo significa che comunque è stato fatto bene, perché più è grande il monitor più è difficile definire le immagini, quindi renderle comunque chiare e limpide come in questo caso. Una cosa sicuramente che io farei in generale nei portali, perché questo utilizza il classico stile che vediamo in molti e-commerce, in dropshipping di Shopify, cioè col bandierone gigante iniziale e pulsante, è mettere un pulsante, perché è una cosa fondamentale, io posso subito andare nello shop a vedere i prodotti. Questa è una cosa che in generale vi consiglio. Poi comunque dovete considerare che ogni brand ha un suo stile e quindi magari il proprio pubblico è abituato a quel tipo di stile, a quella tipologia di stile. Andiamo in basso, i prezzi sono abbastanza importanti. Ok, ci sono rimasto un po'. 6.000 euro, 4.000 euro. No, che non si possono vendere abbigliamento, perché sappiamo bene che ci sono prezzi di questo tipo anche per quanto riguarda l'alta moda italiana. Però comunque un prezzo abbastanza elevato, non mi aspettavo una cosa del genere. Ecco, spiegato perché danno comunque la spedizione gratuita a quelle cifre. Qui diciamo che danno anche 50 dollari di bono da utilizzare, però è come se noi dicessimo su un prodotto di 50 euro gli do 50 centesimi. Può avere senso come no, ok? Quindi sicuramente un portale abbastanza costoso, ok? Quindi diciamo che è sì,
va a rivolgere un target ben definito, cioè clienti alti spendenti, clienti che comunque sono interessati a spendere molto per l'abbigliamento, quindi donne comunque che vogliono un abbigliamento ricercato. Questi sono i vari prodotti che vanno a vendere, quindi l'abbigliamento che vendono. Abbiamo anche i gioielli, quindi vado qui. Ok, 4000, 2009, 2002. Ha senso, nel senso che è comunque un portale che comunque vende a dei prezzi abbastanza importanti, ma perché magari il valore dei loro prodotti che io non conosco è sicuramente questo. Ok, quindi ci sta. Come vi dicevo, ogni portale poi naturalmente è ben definito da quello che poi va a vendere sul mercato e come ha abituato i propri clienti. Quindi lì poi vanno fatti anche dei test sul campo per capire se una cosa funziona. Mi rivolgo al fatto di mettere magari il pulsante subito all'inizio, però secondo me è una cosa che non guasta mai. Qui hanno anche il collegamento con i social, che è una cosa molto importante. Per esempio Pinterest è fondamentale per queste tipologie di e-commerce, soprattutto per l'abbigliamento, soprattutto se hanno un certo stile, perché sappiamo che Pinterest lavora molto con le immagini, quindi con l'aspetto estetico del social e delle immagini che si vanno a creare appunto all'interno di Pinterest stesso. Hanno un blog, quindi analizziamo il blog, vediamo se è curato. L'ultimo post è il 14 marzo, quindi a differenza magari di quell'e-commerce che abbiamo visto precedentemente, è molto più aggiornato, anche se 14 marzo in questo momento sono passati più di 2 mesi, potevano aggiornarlo un po' di più. Ma diciamo che da questo punto di vista avere anche il blog è una cosa fondamentale. Qui per esempio 13 giugno 2018, quindi non è super 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 curato il blog. Ripeto, questo secondo me al di là del brand è una cosa che de si deve fare, perché ripeto, se sei un grosso brand che vende a quelle cifre, ti puoi permettere dei copywriter che scrivono nel tuo blog, magari anche, non dico ogni giorno, ma ogni settimana. Ok, questo è un aspetto molto importante. Comunque ripeto, ci sono rimasto, non mi aspettavo prezzi di questo tipo per quanto riguarda l'abbigliamento, ma ripeto, ci sta, ok, ma più che altro perché secondo me il fatto magari di dare queste scontistiche qui o questo sconto qui mi faceva magari immaginare un prezzo magari di 500, 600, 700, ma non magari 6.000 come in questo caso. Però ripeto, ci sta, perché poi hanno anche altri prodotti che costano anche meno. Comunque, portale abbastanza interessante. Questo vuol dire che anche nell'abbigliamento con Shopify si può vendere a queste cifre. Questo è un dato di fatto. Ed eccoci finalmente nella top 3. Al terzo posto abbiamo studioproper.com. Adesso, come possiamo vedere, subito in sua impressione è un e-commerce che vende negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, ok? O comunque abbiamo la possibilità di andare a modificare la currency in queste tre tipologie. Adesso io traduco in italiano un po' per semplificare la vita a tutti voi, e come possiamo vedere vende caricabatterie wireless per iPods, ma diciamo che ha soluzioni aziendali per iPad e iPhone. Custodia e supporti per iPad, ricarica senza fili, diciamo che è probabilmente un portale che vende prodotti, oggetti relativi al mondo Apple. Immagino di sì, perché qua vedo iPad, iPhone, eccetera, eccetera. Qui, come potete vedere, in sovraimpressione, sicuramente utilizza un'app che dà la possibilità di far vedere che ci sono delle persone che stanno guardando un prodotto, che stanno comprando un prodotto, eccetera, eccetera. Analizziamo un attimino il portale assieme. In questo caso è un tema naturalmente costruito custom. Ok, qui questi sono un po' tutte le applicazioni che utilizzano. Ok, quindi le lascio sotto pressione. Per quanto riguarda le mail, utilizzano MailChimp anche in questo caso. È una che non è stata ancora identificata. Allora andiamo un attimino qui. Quindi vediamo, come potete vedere, io ci clicco su. E vediamo come si vede il prodotto, ok? Costa 70,95 euro. Qui naturalmente abbiamo la possibilità di vedere il portale in diverse il prodotto in diverse sfumature attraverso appunto le fotografie. Ok, posso anche andare a zoomare. Qui, come sempre, c'è una descrizione costruita ad hoc con la compatibilità, eccetera, eccetera, le FAQ, le regole, ok, la possibilità di condividerlo. Questo Google Plus devono eliminarlo. Questi portali non hanno ancora capito e compreso che è inutile tenerlo. Ok, quindi questo è un errore che vedo fare anche a grossi portali, perché sicuramente se lo abbiamo nella top 3 un motivo c'è. Ok, quindi io scorro qui in basso, vediamo al volo un portale, come potete vedere, costruito con Shopify.
Quindi qui abbiamo diversi altri prodotti. Andiamo a vedere i power, che qui sicuramente sono power bank, eccetera, eccetera. Quindi per poter fare queste ricariche wireless, ok? Quindi sicuramente il loro business core è sui prodotti in generale Apple, ma magari appunto su queste ricariche qui. Vediamo qui che cosa abbiamo. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di avere dei supporti, credo, in questo caso. iPhone, business, ok. Quindi da questo punto di vista direi che è abbastanza chiaro questo portale, abbiamo anche analizzato un po' il tutto. Direi di fare anche un attimino un'esperienza di acquisto di un prodotto, quindi vediamo un attimino al volo, prendiamo un prodotto che già è esistente, non un preordine. Immaginiamo che io voglio comprare questo, quindi andiamo nel carrello. Qui il carrello ci dà la possibilità di capire che c'è la spedizione gratuita, spedizione sicura, garanzia di 12 mesi. Vado al checkout, vediamo un po' il checkout. Questi li analizzo un po' più nel dettaglio, più che altro perché è la top 3. In questo caso posso fare un express checkout con PayPal, Google Play o Shop Pay. Qui vado ad inserire i miei dati, la mail, posso andare avanti. Adesso non inserisco tutti i dati perché non mi va di inserire tutto, però questo comunque è un checkout che utilizziamo molto spesso anche nei nostri e-commerce, quindi i nostri e-commerce hanno esattamente questo checkout qui. Qui possiamo andare a inserire il codice, quindi il coupon nel caso in cui c'è, e poi applicarlo per avere lo sconto. E quindi, diciamo, da questo punto di vista è abbastanza chiaro il tutto, ok? Quindi direi, per quanto riguarda questo e-commerce, bello, mi piace, ok? Un ottimo e-commerce, sicuramente se è nella top 3 un motivo ci sarà anche dal punto di vista, credo, dei risultati, dei fatturati. Però vende un prodotto che comunque è innanzitutto evergreen, perché ormai i prodotti Apple nel corso del tempo vengono sempre di più sviluppati. Abbiamo visto che il mercato, per esempio, Apple in generale non svaluta come tanti altri, quindi un iPhone rispetto a un Samsung. Io, per esempio, di Samsung, sempre i Galaxy ho acquistato, però ho notato che l'iPhone mantiene un valore nel corso del tempo più alto. Quindi, comunque, entrare in un mercato dove sai che i dispositivi hanno un valore nel tempo più alto, spinge le persone a tenersi molto più tempo col dispositivo o comprare anche nell'usato, e quindi puoi utilizzare questi strumenti che comunque vuoi non vuoi sono molto ricercati, perché poi la fanbase di Apple è importante. Quindi super super approvato questo e-commerce. E al secondo posto abbiamo The Critical Slide Society, un shop, uno store di abbigliamento, ok? In questo caso dovrebbe essere abbigliamento per uomo, immagino, ok? È uno stile un po' particolare. Qui in About andiamo a vedere un attimino magari nel dettaglio. Così analizziamo un po' questi store assieme, traduco in italiano anche per semplificarvi la lettura al volo. Quindi, da quello che leggo, che comunque è una società nata nel sud dell'Australia, sono due surfisti che l'ha creata, ok? E appunto vendono abbigliamento relativo al mondo anche del surf, immagino, ok? Infatti. Ok, quindi adesso non leggo tutto perché sennò naturalmente non ne usciamo più. Però, come potete vedere, questo è lo store, quindi andiamo nello shop. Questi sono i vari prodotti, ok? Che è molto particolare. Dicono che è stata fondata nel 2009, ha vinto, da quello che ho letto, diversi premi. Quindi immaginiamo di voler prendere questa t-shirt qua, ok? Quindi io clicco su, andiamo avanti. Quindi 39,90. Se non sbaglio, inizialmente, adesso lo vediamo assieme di nuovo, dava la possibilità appunto di poter andare a avere la spedizione gratuita per un minimo ordine. Anche qui abbiamo Google Plus, che praticamente ce l'hanno tutti, e ripeto, è una cosa che devono togliere perché non ha senso averla. Ok, immaginiamo di voler aggiungere questo prodotto al carrello. Andiamo al checkout, vediamo un attimino il checkout assieme, ok. Andiamo avanti, quindi andiamo al checkout di nuovo. Qui possiamo naturalmente aggiungere dei dettagli nell'ordine, e anche qui naturalmente il checkout classico di Shopify. Quindi io ritorno indietro, l'abbiamo già analizzato assieme, l'abbiamo già visto assieme, ma funziona, non c'è niente da fare. Questi checkout funzionano alla grande. Andiamo un attimino in home page per vedere le ultime cose che ci possono interessare. Dovrebbe esserci un bannerone, l'avevo visto precedentemente, non compare più. Comunque, un banner che ci dice appunto che abbiamo la possibilità di avere la spedizione gratuita. Quindi è uno store abbastanza easy, però diciamo che, come vi ho detto precedentemente, funziona per questi e-commerce. Funziona perché, comunque, se vendono così e hanno questi risultati, evidentemente per loro sicuramente funziona.
Qui hanno naturalmente un tema custom, anche in questo caso Sales Motivator per quanto riguarda Bold, abbiamo visto quello per quanto riguarda l'upsell, MailChimp per quanto riguarda le mail, LiveSearch per quanto riguarda l'altra applicazione, Store Locator per quanto riguarda l'altra applicazione. Quindi abbiamo diverse applicazioni, vediamo il blog al volo, se è aggiornato anche in questo caso oppure no. Quindi comunque ho notato che non vengono molto aggiornati i blog, e ripeto, anche per la SEO secondo me è una cosa molto importante. E questo diciamo che è più aggiornato, vedete, quello che vi dicevo io. Già così va bene, 8 maggio, 30 aprile, 27 aprile, non è che devi scrivere soprattutto uno store di un negozio di abbigliamento ogni giorno, anche se potrebbe avere senso se riesci a creare delle rubriche ad hoc. Però se hai uno store, se hai un brand importante, quindi che fattura magari milioni e milioni di euro, ti puoi permettere di avere qualcuno che paghi ogni mese per scrivere, magari, non dico, ripeto, ogni giorno, ma che scriva in questo modo. Ha veramente senso, secondo me è importante, ok? Anche dal punto di vista del blog mi piace molto la loro grafica che utilizzano. Quindi molto molto bello. Vedete questo stile che va a tre praticamente un po' a scala. Quindi questo un po' più su, un po' più giù e un po' più giù ancora. Ecco, questa è una cosa che mi piace molto. Quindi sicuramente questo e-commerce super super approvato. E poi al primo posto di questa speciale classifica, quindi il top e-commerce di Shopify, perlomeno per la classifica di Shopify, è houselondon.com, che praticamente, come potete vedere, tratta forse mobili da giardino, ok? Qui vediamo subito in sovraimpressione, per esempio, delle scontistiche, quindi analizziamo subito il portale assieme. Questo è il tema, che è un tema naturalmente prodotto direttamente customizzato da loro. Qui abbiamo naturalmente, come sempre, il bannerone dei cookie, il fatto di avere la full page zoom, ok? E quindi questi sono i plugin, le applicazioni utilizzate all'interno del sito web. Andiamo qui in basso, vediamo un attimino, quindi cerchiamo di analizzarlo bene adesso questo portale. Ok, io scorro. Ok. Qui diciamo che non tratta solo sicuramente mobili da giardino, ma anche altro, quindi arredamento in generale. E come abbiamo visto, abbiamo già visto alcuni portali di arredamento, quindi sicuramente è qualcosa che va molto, veramente molto, ok? Ha questo speciale menu a sinistra, poi da mobile dobbiamo vedere nel dettaglio come si andrà a vedere. Diciamo che si presenta molto bene con questo mosaico di immagini che comunque funziona molto oggi. Per ordini superiori ai 100, alle 100 sterline ci dovrebbe essere la spedizione gratuita. Traduco in italiano, come sempre, per semplificarvi un po' la vita anche a voi. Andiamo a vedere un po', anche qui ci sono naturalmente le aziende con cui ha collaborato, i partner, eccetera, eccetera. Qui in basso abbiamo le diverse altre informazioni, aggiornamenti naturalmente anche per il periodo che stiamo vivendo. Non vedo blog da questo punto di vista. Qui abbiamo il numero di telefono che possiamo contattare, immagino, quindi i contatti in linea generale. Qui abbiamo l'accesso, immagino, all'account nostro. Qui possiamo andare a modificare la currency, quindi mettere euro, sterlino o dollaro. Torniamo indietro, vabbè, mettiamo euro. Ok, qui abbiamo il carrello. Ok, andiamo a vedere nel dettaglio quello che possiamo trovare all'interno dello shop. Quindi qui abbiamo le varie sedie. Questi sono i prezzi: 610, 570, 741. Qui abbiamo la possibilità di ottenere uno sconto del 10%. Questo è un pop-up che sicuramente apparirà anche in qualche posto del sito web, magari dopo tot tempo. E come avete visto, quello che vi ho consigliato, dare gli sconti è fondamentale. Far apparire questi pop-up è fondamentale. Metterlo così non disturba, però è importante averlo in sovraimpressione. Quindi ripeto, utilizzare magari delle top bar dove diamo delle informazioni importanti e magari dei pop-up o comunque delle informazioni da inserire in page mentre una persona naviga sono importanti in maniera tale che facciamo fare direttamente alla persona l'azione senza però disturbarla troppo. Ok, io vedo siti dove praticamente si iniziano ad aprire pop-up, ti obbligano ad andare avanti col pop-up, uno si secca, esce, abbandona. E non entra più in quel portale. Anche dal punto di vista in generale della SEO non è una bella esperienza, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio. Proviamo a comprare questa sedia. Voglio comprare questa sedia gialla, ok? Quindi qui ho i dettagli, qui mi dice naturalmente, traduco tutto in italiano, ripeto di nuovo i tempi di consegna, il colore, ok, che può cambiare, verniciato, polvere bianca. Qui andiamo a cambiare anche la scocca del sedile. Questa qui magari posso scegliere la quantità, posso come sempre condividerlo all'interno dei social, questa è una cosa importante. Qui in basso abbiamo naturalmente le diverse versioni, qui abbiamo anche le cose che ci potrebbero interessare naturalmente, quindi ci dà altri consigli, quindi ci fa potenzialmente dei cross sell.
Vado ad aggiungere a carrello, prodotto aggiunto a carrello, vediamo se mi porta direttamente nel carrello. No, non mi porta direttamente nel carrello, quindi vado io nel carrello e faccio il checkout. Se ho delle domande posso utilizzare naturalmente questo form con le note aggiuntive, checkout classico di Shopify, ok, qui è il prezzo, qui posso mettere il coupon, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo visto più o meno comunque che utilizzano la maggior parte di queste aziende il checkout di Shopify, utilizza Shopify senza problemi, abbastanza bello. Il fatto di avere lo zoom sul prodotto è fondamentale, secondo me, soprattutto su prodotti ricercati come questo, perché c'è chi va a analizzare anche il dettaglio, ok. About, qui ci dovrebbe essere un po' la storia di questa azienda nata nel 2007, ok. Qui ci sono, come abbiamo visto, i contatti che dovrebbero essere gli stessi, e dove si trovano magari hanno anche uno showroom, non lo so, ok. Qui ci sono naturalmente i dettagli di spedizione. Il portale è fatto bene, il portale è fatto bene. Poi una cosa, ripeto, rispetto al decimo che abbiamo visto, dove comunque ti dovevi registrare eccetera, parliamo sempre di arredamento in linea generale. Questo è più chiaro. Poi comunque, come potete vedere, è aggiornato, quindi ci dà naturalmente il prodotto del momento per l'estate, perché ora non è che una persona va a comprarsi i camini, per dire uno, ok? Va a comprare magari i mobili per giardino, ok? Quindi, ripeto, mi piace molto e sicuramente merita di stare nei top 3. È al primo posto per svariati motivi, poi comunque qui va anche a gusto soggettivo. A me è piaciuto molto come portale, devo quindi fare una menzione particolare per il portale relativo ai supporti quelli da inserire nella bicicletta, nella moto, eccetera, per quanto riguarda lo smartphone. Quello probabilmente dal punto di vista tecnico, grafico, è quello che mi è piaciuto di più. Però ripeto, va a gusti, però questa classifica ci ha fatto capire naturalmente da chi prendere spunto. Quindi, come possiamo vedere, qui ci sono anche gli sconti. Quindi, come possiamo leggere questa classifica? Innanzitutto dobbiamo capire il settore in cui noi lavoriamo. Quindi, se noi lavoriamo nel settore dell'arredamento, sicuramente prendiamo spunto da questi portali, perché se lavorano così significa che funziona. Secondo step, abbiamo visto, per esempio, per quanto riguarda l'abbigliamento, che un brand che vende a 6.000, 9.000, 5.000 euro il singolo capo vende con Shopify. Quindi Shopify può essere utilizzato anche da grandi brand. Questa è magari una leggenda, che per poter naturalmente vendere online devi farti creare il sito web direttamente tu, quindi né con WooCommerce né con Shopify, ma lo devi far programmare. Non è vero, ci può stare in alcuni casi, anche probabilmente sempre magari la scelta migliore per tanti aspetti, però diciamo da questo punto di vista magari per le aziende può comunque essere una scelta vincente, alcune volte anche migliore, soprattutto diciamo che in questi portali, essendo portali che poi possono anche lavorarci altre aziende, per un'azienda è importante capire che non mi sto semplicemente legando a azienda X, ma se io con azienda X non mi trovo bene, voglio cambiare chi mi gestisce il sito, lo posso fare, posso prendere magari le persone interne direttamente in azienda. Queste sono altre cose importanti, ma non solo per i grossi brand, soprattutto per le piccole e medie imprese. Quindi sicuramente dobbiamo analizzare un po' questi portali in linea generale, capire se fanno parte della nostra nicchia e prendere il bello di questi portali. Però ricordiamoci sempre che molti di questi portali sono grossi brand e quindi vendono anche perché hanno una fan base di persone che già conoscono il brand e sono appassionate a questo brand, e quindi si possono permettere il lusso magari di lasciare Google Plus ancora installato nel sito web quando non ha senso, perché oggi nel 2020 Google Plus non esiste più, ok? Quindi in linea di massima abbiamo visto assieme questa top 10 creata da Shopify. In realtà, ripeto, c'è una top 50 che potete comunque trovare direttamente nel blog di Shopify. Se vi è piaciuto questo video, naturalmente fatemelo sapere nei commenti. Se volete che io vado ad analizzare magari i vostri e-commerce, inseritemi il link del vostro e-commerce qui in basso sotto nei commenti. Quindi fatemi sapere innanzitutto se vi è piaciuta questa tipologia di rubrica. Inserite i vostri e-commerce e fatemi sapere se siete interessati a una rubrica dove analizzo i vostri siti web, i vostri e-commerce. Quindi anche se non hai un e-commerce, hai un sito web, un blog, inserisci il link qui in basso, dimmi di cosa ti occupi e magari farò un video dove vado ad analizzare i vostri siti web. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Qui da Mirko Delfino è tutto, ci vediamo all'interno di un prossimo video, ciao e a presto!